polpettine di tonno favolose. Buon appetito! Ci occorreranno 200 g di patate lessate e schiacciate con una forchetta, un mazzetto di finocchietto, la scorza grattugiata di un limone, dell'aglio, due uova, 150 g di tonno all'olio d'oliva sgocciolato e del pane grattato. Ho battuto leggermente le due uova in due ciotoline separate. Una ci servirà per la panatura e l'altra per l'impasto. Ora in un contenitore andremo a versare le patate schiacciate con una forchetta, il tonno, la scorza del limone, l'uovo sbattuto. Ora mescoliamo con cura fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora possiamo unire il pane grattato . Questo ci aiuterà a dare al composto la consistenza giusta per formare le polpettine . Ora possiamo formare le nostre polpette . Trasferiamo il pane grattato rimasto qua. Prendiamo l'altra ciotolina con l'uovo e possiamo iniziare a formare le nostre piccole polpettine. Cerchiamo di farle piccoline, più piccole di una noce. Le passiamo nell'uovo e nel pane grattato. E andiamo avanti così fino a finire tutto l'impasto. Le ultime tre e abbiamo fatto. Possiamo togliere tutto. Ecco qua le nostre polpettine e siamo pronti per andarle a friggere. Andiamo ai fornelli. Ne andremo a friggere poche alla volta. Pochi minuti, giusto il tempo che diventano dorate, in quanto le patate sono già lessate, il tonno è cotto. Facciamo scolare su un piatto con della carta assorbente. Dopo aver fritto le polpettine, possiamo occuparci della cottura della pasta. Mettiamo dell'acqua a bollire in un tegame salata. Prima di immergervi la pasta, facciamo scottare per alcuni minuti in un colino il finocchietto. Ora lo lasciamo sgocciolare bene bene e nel frattempo andiamo a cuocere la pasta. La pasta che utilizzeremo per questa preparazione sono degli ziti. Li andremo a spezzettare in tre parti. Tuffiamo gli ziti in quest'acqua profumatissima. E mentre gli ziti stanno cucinando, ci occupiamo del condimento. Prendiamo un tegame e mettiamo dell'olio. Ora andremo a mettere in padella gli spicchi d'aglio sbucciati e schiacciati e il finocchietto leggermente spezzettato con le mani. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura dalla pasta. La pasta è cotta, l'ho scolata, facciamo insaporire bene per un altro minutino nella padella. A questo punto non ci resta che impiattare.